Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Dopo le varie sclerate su Call of Duty Ghost, dove ci ho perso anche la voce ragazzi, perché sono un po' rauco. Pensate che ieri notte stavo sclerando male perché era veramente pieno di camper. Comunque dopo tutto, adesso dopo Call of Duty ovviamente passiamo a Titanfall. Devo essere sincero, ho fatto 2-3 partitelle prima di incominciare a registrare e devo dirvela tutta, mi è sembrato di cambiare totalmente modo di giocare, perché su Call of Duty dovete stare molto attenti perché in ogni angolo potete trovare un camper o un pezzo di merda che vi sta aspettando, chiamiamoli meglio così. E qui invece è molto più libero, potete correre sui muri e divertirvi, fare un'azione più frenetica, più divertente. Cosa che invece su Call of Duty ormai questa cosa è morta. Quindi ragazzi, partiamo subito. Anzi, prima di partire volevo farvi vedere che è stata aggiunta. Sicuramente l'avete visto molti di voi. Cioè, molti di voi l'hanno visto, parità privata, e si può giocare anche in parità privata. Comunque io direi di partire subito con una partita di logoramento per scaldarci un po'. E vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Eccoci ragazzi, siamo su Laguna. Allora, ragazzi, come sapete fra un po' uscirà anche il nuovo pacchetto di Titanfall. Sono veramente contento di questo. Ovviamente la partita sta già finendo, grazie. Vediamo il mio Titan. Ok, non ammazzatemi. Levati dal cazzo. Olè, vai col Titan. Allora, ok, siamo... Bello. Dai! Ma perché mi si stava bloccando? Ok, uno. Ovviamente sono 50.000. Oh, ma vi levate, porca troia! Oh! Ma cosa sta succedendo? Un cazzo di titano nemico. Ma minchia ne è uscito il titano nemico. Allora, sono tutti dentro i titani, abbiamo capito. Tranne uno, che adesso lo proviamo a inculare. Proviamo a incularlo da qui. No, 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 è pieno di nemici. Ok, l'hanno bucato. Perfetto, stiamo prendendo anche di un bel po'. Eccolo. Mamma, stronzo, morto. Grande, uno. Cosa che ovviamente non andrà molto avanti, visto che... Oh, che cosa? Che c'è sto rumore? Cazzo! Un titano, pensavo mi avesse visto, invece non mi ha visto, che culo. Ma dai, come si fa a fare una partita? Come si fa a entrare in una partita già finita? Che cazzo? No, non ce la faccio alla distanza, devo riprenderci troppo la mano, ragazzi. Non avete capito quanto sono arrugginito su Titanfall? Wow! Titan, chiama, chiama! Lag! Grandissimi! Vai dentro, vai dentro! Mamma mia, stavo per morire! Ma sei pazzo! Questa bomba di merda! Il pilota alleato non è più sul Titan. Chi se ne frega il pilota alleato? Coglione, così impari a fare lo scemo. Così impari. Coglione, 4. Grande. Oh, questa cazzo di granate, oh. Oh, ma che cazzo mi sta sparando? Che cazzo mi sta sparando? È finita, ragazzi. Abbiamo perso. Dove cazzo è lo stronzo? Ok, me ne devo andare, però se non riesco a spostarmi. Perché non posso ridiventare invisibile? Ma è lontanissima la zona. Andiamocene. Sto spostando ancora, ragazzi, l'aggiornamento da passare ai 720p, o 790p, quello che cazzo è, 798. Ai possibili 1080p di questo Titanfall, che dovrebbe rendere al meglio. E soprattutto sto aspettando anche le DirectX 12, che dicono che migliorerà un casino. E va a cagare, ma perché non sale mai? Poi come cazzo ha fatto a vedermi?
Vabbè, comunque. No, non distruggete, scappatevi amici miei, scappatevi amici miei, dai. Grandi. Ok, vabbè ragazzi, questa partita è andata così perché alla fine abbiamo appena iniziato. Partiamo con la seconda. Eccoci ragazzi, siamo nell'avamposto 207. Partiamo subito come al solito. Classiche armi, ormai la carabina è d'obbligo in questo gioco. Spero che nel prossimo pacchetto dove aggiungeremo le tre mappe multiplayer aggiuntive, che con gli DLC classico come se fosse Call of Duty, mettano anche magari una o due armette nuove, più tattiche, magari un altro fucile d'assalto o altri due fucili d'assalto, che sarebbero proprio l'ideale per migliorare un pochettino l'esperienza, diciamo. Allora, ok, qui non c'è nessuno. Grazie zio, mi hai salvato il culo, grande. Mamma mia, stavo per morire. Allora giriamo qui, giriamo qui. Ma va a cagare. Ma va a cagare, perché si blocca? Porca puttana, e mi si blocca. Dai, che cazzo. Andiamo qui giù, va. Sto facendo solo soldati semplici, va a cagare. Ok, l'hanno ucciso. Vai zio, vai lì, vai lì, vai lì, grande. Andiamo, andiamo. Vamos, vamos. Pensavo... Ma dai, granate di merda! Ma questi rimangono fermi, cazzo. C'è gente di Call of Duty qui. Porca puttana. Gente che rimane... Mi sono distratto poco a poco. Ma che cosa mi hai sparato? Scusa. Dai. Qui dentro, grande. Sali qui su. Dobbiamo vincere, dobbiamo vincere. Bello. Oh, ecco. Ma cosa credevi di fare, stronzo? Pensavi di poterti campare una vita lì. Dove è il mio Titan? Ma cazzo l'ho messo? Ah, è qui sotto, ok. Andiamo nel mio Titan, ragazzi. 3-3, che schifo. Non sono più il curre di una volta, ormai... Ok, non vedo... Ma siete compagni... Dai, levatevi! Cristo, levatevi! Ma ancora? Ma porca troia! Minchia, sembra lo facciate apposta di mettervi in mezzo al cazzo. Beh, col cazzo, stronzo, col cazzo che mi uccidi. Col cazzo. Mi stava per uccidere perché avevo finito le munizioni, porca troia. Allora. Bam. Oh, ma che cazzo, mi agganciano sempre i piloti. Ok, sto facendo cagare, ragazzi. Dai! Oh! Non trovo nessuno. Grande. Vai, 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 vai! Grande. Alla grande, continua così e vinceremo la battaglia prima del... Speriamo.
minchia sei finito, pezzo di merda. Ma dai, mi ammazzano sempre, mi ammazzano. Ma porca puttana, ma quanto sto facendo schifo. Coglione, grande, vai. Face to face. Sempre alle spalle mi devono prendere, altrimenti... Ma che cazzo vuoi fare? Ve l'ho detto, quando vi mettete faccia contro faccia, faccia contro faccia, face to face con me, non c'è niente da fare, ragazzi, si aprono i culi. Sto giocando veramente di merda comunque. Facciamoci un po' di punti, così almeno rendiamo orgogliosi la nostra patria di squadrone. Ma va a cagare, dai! Oh, ma che cazzo! Dove minchia sei, titano di merda? Dai! Ma mi prendi per il culo, mi sta trollando il titano, dai! Ma che cazzo! Voi scherzateci, ma sembra una presa per il culo ogni volta questa cosa. Bam! Grande, vai, continuiamo. Dove siete? Ah, eh. Ah, è tutto distrutto, stronzo, va a cagare. Va a cagare. Bam. No, dai! Bam! Che schifo, ragazzi! Accontentatevi questa volta di aver fatto una partita di merda. Dove cazzo? Non ci vedo niente, vabbè. Tutto regular, corre. Tutto regular. Ah, si spilota, non so neanche cosa ho fatto, vabbè. Lo sa quelli, lo sanno quelli di Titan, fatto da fatto. L'importante è fare punti, ricordatevi questo. Cristo, ma è pieno di titani. Ormai non si gira più senza. Non si gira più a piedi, si gira col titano. Cazzo, una garanzia. Allora, bello. Bello dove sta andando. Il Curre sta perdendo. Corcazzo! Vamos! Cioè, le nemiche apparite, quanti sono scappati? Uno, vabbè. Finché scappa uno e basta, va bene. Vabbè, ragazzi, 7-4. Che schifo! La peggior prestazione del Curre, però, alla fine. Sinceramente, ragazzi... Se ci penso, è la quarta partitella che mi son fatto su Titanfall da quando sto giocando da 2-3 giorni solo a Call of Duty. E devo essere sincero, la differenza si sente tra due giochi, tra questi due giochi, tra Call of Duty e Titanfall. Perché uno, Titanfall, è molto più frenetico. Call of Duty è ormai diventato, deve diventare tattico, perché non è possibile muoversi liberamente come era possibile farlo un tempo. Quando c'era su MW2, su Black Ops, che... Potevate girare tranquillamente per la mappa e non vi imbattevate in una lobby magari dove erano presenti esclusivamente camper. Qui invece almeno tutti si muovono, e se non si muovono è possibile comunque sia ucciderli. Quindi ragazzi, da cuore a te è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero di potervi rendere orgogliosi magari con un'altra prestazione, facendo un'altra partita su Titanfall migliore, dove faccio almeno una ventina di kill, speriamo. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato, e noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!